Nome. Federico. Cristiana. Cognome. Brugnoli. Falsi. Segno zodiacale. Vergine. Sagittario oppure Ofiuco, dipende dai punti di vista. Me l'ha spiegato Fede, è vero. Fai un urlo. Ehi! No dai. Fai la faccia più brutta che riesci a fare. Bene, siamo di fronte al grande passo. Vediamo se vi conoscete bene. Quando vi siete conosciuti? 10 gennaio 2016. Il 10 gennaio, anzi, no, scherzavo, il 7 gennaio del 2016. Dove? In chiesa. Su Tinder. Ciao nonna. Ciao nonno. Da quanto tempo state insieme? 2 anni e svariati mesi. Dal 10 gennaio 2016, quindi 2 anni e qualche mese. Chi si è accorto prima dell'altro? Io, per forza. Fede. Cosa ti ha colpito di lei? Seria. La bontà. La semplicità. Colpo di fulmine o innamoramento? Colpo di fulmine seguito da innamoramento. Colpo di fulmine. A quando il primo bacio e in quale situazione? Il 10 gennaio 2016, davanti all'Arena di Verona. Il 10 gennaio, il primo appuntamento, davanti all'Arena, sotto la stella, al freddo, dopo una giornata di freddo. Qual è la vostra canzone? Allora, non ce ne abbiamo parlato, non ce n'è una ufficiale. Potrebbe essere Metallica, Nothing Else Matters. Nessuna? Dai, però ci piacciono tanto quelle di Frozen. Non lo so, vale una di quelle? Quando avete capito di volervi sposare? Non c'è stato un momento preciso, ma sicuramente l'anno scorso, più o meno verso marzo. Il momento preciso non lo so, però ne abbiamo parlato più spesso. Momento preciso, ecco. Chi l'ha chiesto e come? L'ho chiesto io, cacchio è lunga. E Cristiana stava andando a un concerto in arena. Io l'ho aspettata fuori, non si aspettava che fosse a Verona, ho prenotato una stanza con lo champagne mignon, l'anello, pioveva un sacco, complici, cose varie, poi ho detto di sì. Federico me l'ha chiesto sotto l'arena, dopo che sono andata a vedere lo spettacolo di Notre Dame de Paris, sotto l'acqua, con un pezzo di pizza, chiaramente. Dimmi 3 pregi di lei. Detto buona, tanto tanto buona. Bella, perché sì. E anche un pochino oca, che è un pregio. È simpatico, è scemo, nel senso buono, ed è molto intelligente. Dimmi 3 difetti di lei. Le piace la musica anni 80? Orca miseria. E sì, si dimentica le cose fuori dal frigo. E lo sa benissimo. Terzo. Una cosa che condividiamo in generale è un certo disordine, ecco. È basso, è pignolo e... Dai, se mi viene in mente il terzo te lo dico man mano. Cosa cambieresti di lei? La musica anni 80. Niente, probabilmente. Qual è il tuo colore preferito? Rosso. Il rosso. Qual è il suo colore preferito? A righe, qualunque cosa a righe. Il mio? Il rosso, il blu, il nero, ce ne sono tanti. Che numero di scarpe porti? Direi 43. Il 43? E mezzo? Che numero di scarpe porta? 41. Troppo? 40.
Il 40-41. taglia di mutande porti? SM, cioè veramente la vita stretta. Dalla S alla M, dipende il modello. Che taglia di reggiseno porta? 4B. Io ho la quarta. Come ti chiama nell'intimità? Yuba, Occhetta, non ci chiamiamo tanto però. Fede. Come la chiami nell'intimità? Idem con patate, Occhetta, però ripeto, non ci chiamiamo in intimità. Cristi? Qual è il tuo piatto preferito? Tortellini. Pensi tortellini in brodo? E il suo? Pizza. Vabbè, dai, cioè, che domande? Poi devo rispondere? La pizza. Chi è il più bello tra di voi? Lei? Io. Chi è il più schizzignoso tra di voi? Lui. Quando litigate, chi è il primo a farsi avanti? Mai litigato. Per fare pace o per litigare? No, abbiamo litigato penso praticamente mai, ma da questioni nate, ma ne discutiamo nel mentre. Chi decide tra di voi? Come sempre, l'uomo pensa di decidere, ma decide Io? Da cosa la riconosceresti al buio? Qua tagliamo perché altrimenti. riuscirei a conoscerla toccandola più o meno in qualunque posto. Dall'altezza e dal naso. Dille una cosa che non gli hai mai detto. Ah, ci devo pensare. Oddio, mamma, oddio, mamma, oddio, mamma. Oh sì, quando ero in adolescenza, fino ai 20 anni, adoravo andare in discoteca. Dopo la tagli, nel senso a brevi tempi. Sei antipatico? Bene, inizia la vostra vita insieme. Chi laverà i piatti? 50-50, comunque la lavastoviglie fa tutto il resto. La lavastoviglie. Chi cucinerà? Più io che lei. Più lui di me sicuramente. Chi porterà fuori la spazzatura? Lei. Io, sempre. Chi rifarà il letto? Lei. Io. Chi farà la spesa? Più lei che me. Entrambi, più io. Bene, tutti sappiamo che Cristiana adora Parigi. Traduci per lei queste frasi. Voglio una crepe al cioccolato. En français? Oui. Je veux una crepe au chocolat. Vuoi una crepe al cioccolato? In francese? Je vuoi una crepe al cioccolato? Questa sera vorrei andare ai Campi Elisi che desidero fare shopping. Ce soir, je veux vous aller Champs-Élysées faire le shopping, à comprare quelque chose. Ce soir, je vous sti cazzi go tu Champs-Élysées. E basta, non lo so.
Verresti a letto con me questa sera? Volevo cucinare, ma se sua o no? Volevo cucinare con me se sua? Bene, per lo stesso motivo tutti sappiamo che tu adori la matematica. Risolvi queste operazioni. No, sì. Quanto fa meno 1 per meno 1? 1. Più 1. Meglio avere 1000 euro o 1000 dollari? 1000 euro. 1000 euro? Qual è il coseno di 90? 0. Pi greco mezzi? È giusto? Quanta paura hai che foto e filmati del tuo addio al celibato appaiano al ristorante dopo il matrimonio di fronte a tutti? Poca, dai, perché belli, belli, sono belli. Beh, a questo punto tanto, perché deve ancora succedere, quindi. Trovi una lampada di Aladino e puoi esprimere 3 desideri. Il primo è per te. Desiderio per me... un bel gatto norvegese e un padrone di casa che accetti i gatti. Vorrei avere un metabolismo veloce. Il secondo è per lei. Beh, il lavoro dei suoi sogni che... porca puttana. Vorrei che non avesse più nessun problema di salute. Il terzo è per entrambi. Una nostra pizzeria con pizzaiolo che ci fa le pizze a gratis continuamente. Vorrei una vita felice con Federico. Bene, grazie per l'intervista. Un saluto e dagli un bacio. Noi sappiamo tutti che lui adora la matematica. Sì. Risolvi per noi queste operazioni. Il terzo è per entrambe. Andava bene il porca. Se vuoi lo lascio, non è un problema. No, rifacciamo. Beh, poi vedi tu. Bene. Tutti sappiamo che tu adori Parigi. Traduci per noi queste frasi. Sì, lo fai bene. Tanto con la voce. Perfetto. Vediamo se era giusto che No.